Non ci sono vittime, i coinvolti intossicati sono 4, di cui solo uno trasportato in codice verde all'ospedale San Donato di Arezzo. Gli altri 3 sono stati trattati sul posto dalla nostra automedica. Sul posto sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso, compreso un emogas analisi, che hanno rivelato tutti i valori accettabili, buoni nella norma. Al momento noi abbiamo attivato il supporto del gruppo Maxi Emergenze della centrale 118 di Arezzo. Era una ditta in fase di trasloco e quindi i proprietari e i vigili del fuoco, che hanno su questo il coordinamento dei soccorsi, ci dicono che non ci sono altre persone all'interno. Abbiamo provveduto, anche in accordo con le forze dell'ordine, la prefettura e i vigili del fuoco, a fare un cordone e a diramare un'informativa alla cittadinanza perché tengano chiuse le finestre, perlomeno gli abitanti qui della zona, nell'arco di 500 metri. Fino a questo momento il vento, diciamo che è a nostro favore, il fumo si sta portando fuori dalla zona abitata e quindi tant'è vero che nelle fabbriche adiacenti non ci sono coinvolti.